me la gangiate la carrozzina e sale, poi noi lo riblocchiamo e si blocca. Arriva ad Arezzo il primo taxi attrezzato per i diversamente abili. Nel nuovo mezzo dotato di una pedana, i clienti con disabilità potranno salire in tutta sicurezza anche con la propria sedia a rotelle. Un piccolo passo dunque per una città sempre più accessibile. Per noi è una grossa soddisfazione mettere in strada questo mezzo a disposizione di tutti i cittadini, sia della città che anche del comune, che avranno bisogno. Basta che ci chiamano con un anticipo di 10 minuti, 5 minuti sono in città, chiamano e ci chiedono un taxi attrezzato. Noi prendiamo e in 10 minuti arriviamo a prenderli e li trasportiamo dove desiderano. La tariffa è la solita tariffa del taxi normale, dunque non ci sono variazioni di tariffe. Questo taxi rimane sempre in piazza della stazione. Alla chiamata il tassista prende, primo della fila, prende il taxi e va a fare la chiamata che serve. Arriva il plauso anche di Ilaria Bidini, giovane aretina che da anni combatte per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Era l'ora che Arezzo avesse il primo taxi appunto per le persone in carrozzina. Un taxi dotato, da come ho visto, grazie anche alla mia amica Albiani Giusi, di una pedana in cui si può comodamente salire e scendere. Meno male, perché almeno tutte le persone disabili finalmente possono viaggiare in totale autonomia. Prosegue intanto anche per il 2017, grazie alla collaborazione con il Comune di Arezzo, il servizio di tariffe agevolate per i non vedenti. L'ipovedente chiama il taxi classico dicendo in convenzione, in più ha uno sconto sulla tariffa urbana. Lui paga il biglietto o la convenzione 3,50 € e l'altra parte della corsa la paga lo sponsor, in questo caso Banca Valdichiana. Tra le novità per questo 2017 anche l'arrivo dell'app taxi. Si è un consorzio di taxi, siamo 5.000 macchine in tutta Italia, 19 città, nelle città più importanti, Roma, Milano, tutto il Veneto, Cagliari, Palermo, 5.000 taxi, 5.000 vettori che possono rispondere all'app App Taxi.